L'altro, l'importanza dell'altro, la necessità vitale delle relazioni con l'altro e la verità che emerge anche da questa pandemia. Una verità che mi viene sbattuta in faccia come le altre verità, come la morte, come il senso della vita, eccetera. Spesso, un po' tutti, a iniziare da me, camminiamo con sospetto, con la paura del contagio, perché paura del contagio è uguale a paura non solo della quarantena, del dolore, della sofferenza, ma anche paura della morte. E allora stiamo distanti. Già prima si era sospettosi verso gli altri. Noi abbiamo vissuto e viviamo in una cultura in cui la fiducia come valore dell'altro era ormai sminuita a una banalità. Nessuno, o quasi nessuno, credeva nella importanza di dare fiducia all'altro, perché vedete, è importante il valore dell'altro nel momento in cui io dell'altro mi fido. Nel momento in cui io dell'altro ho stima. Nel momento in cui io faccio riferimento all'altro per qualsiasi cosa. La paura del contagio ci sta non solo allontanando dagli altri, o meglio, c'è il rischio reale. Già alcuni in questo rischio ci sono caduti, ma non solo mi diceva allontana dall'altro, ma ancora di più mi fa perdere la fiducia nell'altro. E quando perdo fiducia nell'altro, lasciatemelo dire, ho perso anche fiducia in me stesso. Allora questo non è il tempo di allontanarci dagli altri. Questo è il tempo di certamente tenere le misure di sicurezza, cioè stare fisicamente lontani, ma è il tempo appunto di riunirci, di stare più vicino all'altro con la vicinanza dell'anima, dei sentimenti. E si possono vivere queste cose. Pensate alla lontananza, tra virgolette, in tempi normali, tra persone che si amano. Quanto un padre è costretto a stare lontano da casa per la famiglia, per il lavoro, quando i figli devono lasciare la casa per il loro futuro. Pensiamo alla nostra immigrazione di prima, ma anche quella di oggi. Bene, la lontananza non ha mai ucciso le relazioni vere, autentiche, sia quelle direi di amore, nel senso di coppia, di famiglia, di genitori, di sposi, ma anche nemmeno quelle amicali. Perché quando è vera, quando è vero un rapporto, la lontananza non la può affievolire, anzi la irrobustisce, perché io do più valore all'altro, perché io mi riconosco di più nell'altro. Allora questo sia il tempo proprio di dare valore agli altri, pur nella distanza fisica, pur nella lontananza di spazio, di luogo, di tempo, ma non dal cuore e dall'anima. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.